Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Ciao, sono Mitchell dall'Australia e quella che vedete è la punta Australian Black Swan, punta australiana cigno nero. Questo video è stato ripreso da un'altezza di 1,70 m dal livello del mare con una P900. Questo è il punto perpendicolare. Potete vedere il faro e questa roccia è una roccia di demarcazione. Non è questo l'argomento. Il mio punto di osservazione è qui sulla spiaggia Collingwood, nella baia Jervis, sulla costa del Nuovo Galles del Sud. Si vedevano le rocce, quelle che vedete qui, vicino al punto perpendicolare da una distanza di 12 km e 55 metri. Questa non è la distanza dell'orizzonte, è semplicemente la distanza delle rocce in basso. Mi trovavo, come ho detto, ad un'altezza di 1,70 m, quella che vi sto mostrando sempre sopra il livello del mare. Aumentando il contrasto di questa immagine, possiamo vedere che c'è lo strato riflettente sotto l'imbarcazione. Non si tratta né di una rifrazione né di un miraggio, ma semplicemente un rispecchiamento. Possiamo vedere la parte bassa di quelle rocce dove infrangono l'acqua ad una distanza di 12 km e 55 metri, come dicevo. Si tratta del punto di demarcazione. Questo è l'orizzonte ben oltre i 12 km e 55 metri. E per togliere qualsiasi dubbio che l'orizzonte si trova ben oltre, in lontananza, ovvero oltre quelle rocce, andremo a vedere un'imbarcazione che apparirà oltre quelle rocce e l'orizzonte sempre oltre, in lontananza, oltre l'imbarcazione. L'orizzonte è decisamente oltre i 12 km e 55 metri dal mio punto di osservazione. Bene, e adesso prendete come riferimento il modus tollens, il modo che toglie la verità di una proposizione togliendo quella di un'altra. Se la Terra è una sfera col raggio di 6.371 km, dal mio punto di osservazione di 1,70 m, l'orizzonte non può essere più di 4 km e 654 metri. Qui l'orizzonte non è a 4 km e 650 metri, ma ben oltre i 12 km e 55 metri. Bene, se volete potete continuare a credere di vivere su un globo come vi hanno indottrinati e come stanno indottrinandovi con altre nuove informazioni. Dovreste almeno iniziare a valutare che il raggio della Terra deve essere oltre i 47.000 km. La punta australiana del cigno nero ha distrutto ancora una volta il globo.